tutte pasticce, eccomi qua con un nuovo video. Questo qua è il video sugli acquisti, sono stati fatti in circa 2 mesi, più o meno. Beh, comunque, iniziamo subito. Partiamo dagli acquisti che ho fatto d'abbigliamento e li ho fatti da Terranova perché sapete che al 18esimo mi hanno regalato la gift card, quindi ancora ci sono tantissime cose. Ho acquistato solo 3 cose, sinceramente, da Terranova. 2 le ho acquistate e una l'avevo acquistata già da un po' di tempo fa. Comunque, vi faccio vedere le cose che ho acquistato adesso. E niente, secondo me ho fatto tutto un ragionamento insensato. Comunque, vabbè, ci sta perché io sono un po' più scema, stordita di mio, e quindi vabbè. Comunque, la prima cosa che ho acquistato è stata questa maglia, che è una maglia che va lunga, quindi con dei leggings sta da Dio perché copre la parte del fondo schiena. Mi piace tantissimo, non so perché, sono andata in fissa in quest'ultimo periodo con questa fantasia qua. È una fantasia che proprio mi piace e mi piace davvero tantissimo. Poi questa maglietta qua è costata davvero poco, 9,99. Quindi andate a fare un salto da Terranova perché secondo me la qualità è molto migliorata rispetto a prima. E trovo che i capi di abbigliamento siano proprio anche a prezzi comunque bassissimi, perché 9,99 questo è stracciato come prezzo, è l'insaldo però. Comunque, ce ne dovrei avere qua, sì. Vedete, è questo, 9,99. Se vedete, costava 19,99, quindi aveva tipo il 50% di sconto. E niente, comunque mi piace tantissimo. Va lunga, le maniche sono a 3/4, arrivano poco sotto il gomito, poco dopo il gomito, e l'ho già utilizzato una volta, proprio mi piace tantissimo. Non sembra, ma tiene anche caldo, quindi. E altra cosa che ho acquistato, questa perché mi serviva, è un semplice paio di jeans, stretti in fondo, lavaggio scuro. Non hanno né strappi né niente, jeans classicissimi, che più classici di così non si può. Io prima di indossarli li ho messi da lavare. Sì, non puzzano più perché puzzavano un pochino di tipo cosa un po' fatta in made in Cina. Però non so dove siano stati fatti. Vediamo, blu scuro c'è scritto. Quindi 75% cotone, ma pensa un po', pensavo fosse 100% acrilico, invece no. Comunque, non c'è scritto dove sono stati fatti, ma vabbè, chi se ne frega. È una M anche queste, sono appunto lavaggio scuro, sigaretta, niente strappi, proprio classici, 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 mi servivano sinceramente. E questi sono costati 12,99€, erano in saldo anche loro. Poi ho comprato un po' di tempo fa questa candela qua da sostituire alla Yankee Candle quando la finirò, perché tipo mi si sta bruciando tutto l'interno della Yankee Candle e poi ai bordi mi rimane tutta il resto della candela. Quindi avevo pensato magari di, ma che buona, di utilizzarla come magari tarte, il resto della candela che rimane sulla jar, perché mi scoccia buttarla via. Comunque, questa qua è una candela che si chiama Prices, è al tè verde, green tea, ed è una marca inglese secondo me. Cioè, lascia un odore di tè verde assurdo, mi piace tantissimo. L'ho pagata 1,99€ e il boccettino, volendo anche di questo, si può riutilizzare. E se mi ci trovo bene, magari passerò proprio a prendere quelle e non più le Yankee Candle. Le Yankee Candle non compro più le jar, compro solo le tarte. Poi vi faccio vedere anche il brucio essenze che ho preso per le Yankee Candle. Allora, c'è questo brucio essenze qua, violetto, l'ho comprato. Qua ci ho già messo un po' di candela Yankee Candle che dovrò poi bruciare. E non lo so, voglio testarlo meglio perché secondo me ha qualcosa che non quadra questo brucio essenze. Comunque vi saprò dire più avanti. Avanti. Comunque l'ho pagato 2,69€. E era compresa anche la tartina alla lavanda. Poi sono andata a Cremona perché sono dovuta andare a prendere il regalo per la mia migliore amica, che le abbiamo preso la Selma di Michael Kors.
Non so se sapete che borsa sia, comunque questo è uno spadasso. ma per lei questo è altro. E niente, andando mai in quel corso poi mi sono fermata anche da Sephora e gli ho preso anche qualcosina da Sephora per lei. E poi mi hanno detto, guarda, se vuoi, cioè, dato che alla fine avevo comprato anche un travolo che è questo qua, che vi sconsiglio, il travolo di Sephora, che poi non si chiama travolo ma vabbè, me l'ho fatto riempire tutto di La Vie Belle, costa 7 euro, non c'è più niente, si è tutto sversato, non si chiude più qui, fatto schifissimo ragazzi, quello di Sephora non compratelo davvero, si è svuotato tutto il prodottino, è andato tutto a fare, e ero incazzata come una iena. Però è un profumo stravigliante, La Vie Belle di Lancôme, cioè buonissimo. Allora, intanto che ero lì, avevo comprato appunto questo qua, che è il travolino, che vi sconsiglio perché guardate, cioè la parte sotto non sta attaccata, manca a morire. Adesso sta attaccata, ma vedi. Cioè, non sta attaccata proprio. Cioè. E quindi mi è uscito, poi non so come mai, come uscire, mi è uscito tutto il prodottino della Vie Belle, quindi ci sono rimasta malissimo. Ci sono rimasta davvero male. Oh, che buono. E mi hanno detto che acquistando un altro prodotto Sephora mi davano in omaggio o uno smalto Collistar oppure un sample della Make Up For Ever HD. Io della Make Up For Ever HD sto utilizzando adesso come cipria, diciamo, da tutti i giorni. Questa qua, che è il formato da 5 grammi con il suo piumino in dotazione. Sì, che ho comprato, in dotazione sta ceppa. Questa qua è quella da 5 grammi, dovrebbe essere, che avevo acquistato al Cosmo, però fa 8 euro, 7 euro, una cosa del genere. 2 anni fa l'avevo comprata e mi dura tantissimo, mi durerà davvero un sacco. E niente, allora altro prodottino Sephora che ho acquistato, perché ho detto vabbè dai, non c'era un limite di prezzo, un prodottino Sephora da acquistare a 10 euro, basta che acquistassi qualsiasi tipo di prodotto Sephora. E quindi ho acquistato questo, che è, diciamo, l'acqua micellare, che costa 4 euro, mi ci sto trovando da Lio, come potete vedere un po' l'ho utilizzata, mi piace davvero tantissimo, proprio buona. L'unica cosa che un po' non mi piace è il dosatore, però vabbè, ci faccio la... me ne freghi. Mi piace davvero un sacco, strucca molto bene, penso proprio di andarla a ricomprare. E come campioncini mi avevano dato questo qua, Narciso di Narciso Rodriguez. Poi mi ha dato questo campioncino di profumo sempre della Guess Seductive. E poi appunto mi hanno fatto scegliere tra smalto Collistar e cipria Make Up For Ever HD. E io ho scelto la Make Up For Ever HD. Mi hanno regalato un campioncino di cipria traslucida. È tutta sigillata. E ho preferito questo perché di smalti ne ho davvero un sacco e quindi niente, ho preferito. Poi ho comprato, perché mi serviva, perché il mio fondotinta è andato a quel paese, cioè, questo qua è l'unico fondotinta che ho ed è caduto e si è maciullato. Ma non è l'unico che si è maciullato anche il blush, cioè vabbè. Ho comprato di Catrice due prodottini. Questo qua è il Catrice Camouflage Cream Concealer, che è appunto questo correttore in crema per i brufoletti, e lo 010 Ivory, e mi piace tantissimo, è molto molto valido, molto molto buono. E riacquisterò sempre questo, non più quello di Kiko, il Full Coverage, perché costa meno e mi piace quasi di più di quello di Kiko. E ho acquistato finalmente questo fondotinta qua, che tipo guardavo, ma dicevo, ma no, non acquistiamolo. Non lo so, all'inizio mi aveva, secondo me, buttato fuori un po' di brufoli, però adesso lo sto continuando a utilizzare e non sembra mi buttino fuori i brufoli. Però non vi so dire. Questo qua. Mi sono dimenticata di farvi vedere un set di Clinique che ho pagato 9,99. Adesso non ho voglia di alzarmi, andarlo a prendere e tornare qui, quindi dovrei tagliare tipo il video, non ne ho voglia di fare tagli, voglio caricarlo subito.
E niente, stavo dicendo, ho appunto acquistato questo set qua con, ho pagato 9 euro perché era all'outlet, questo l'avevo acquistato. E c'è dentro una maschera che è strabiliante, ragazzi, è una maschera Clinique, uno scrub viso, scusatemi, Clinique. Mamma mia, è per le pelli tipo impure. Poi c'è dentro due sieretti piccoli da 7 ml, di crema idratante mattificante e di un siero mattificante. E poi c'è un campioncino di fondotinta, quello dedicato proprio alle pelli impure. E poi in più ti regalavano appunto questa pochettina, molto carina oltretutto. E per 10 euro è strabiliante. Io penso proprio di andarmi a ricomprare lo scrub viso di Clinique perché è una roba strabiliante, buonissima, mi è piaciuto tantissimo. Quindi probabilmente me lo vado proprio a ricomprare. E niente, questo qua è tutto. Tutto quello che ho acquistato in questo ultimo periodo. Io spero che il video vi sia piaciuto, appunto lunedì vado a Milano, vado a fare un giro a Milano e voglio fare un videoblog, quindi vloggerò la mia giornata a Milano, dato che lunedì 8 è festa. E caricherò, sicuramente cerco di caricare il video anche domenica. E niente, vi mando tanti 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 bacioni. Scrivetemi qua sotto se volete... Che tipo di video volete? Non lo so, video dedicati al Natale, non lo so, ditemi voi. Iscrivetevi al mio canale e ciao pasticce!